Ciao a tutti e ben ritrovati sul canale. Oggi lo avete già visto dal titolo, ma un unboxing speciale. Questo è il regalo del mio 40esimo compleanno. C'è un piccolo particolare, che il mio compleanno sarà il 3 dicembre. Oggi è martedì 10 di novembre. Io lo so cosa c'è. E sono le 19.05. Spero di riuscire a pubblicarlo entro questa sera, il video sul canale. È quasi un'anteprima per YouTube Italia, dico quasi perché già il buon Galeazzi lo ha recensito forse lo stesso giorno di lancio. Cos'è? No, lo sapete già dal titolo. Eccolo qui, DJ Mavic Mini. Allora, c'è il bigliettino di auguri di mia moglie, e lo leggerò giorno 3, però tanto lo apriamo. Questo è il DJ, non c'è più il prefisso Mavic, DJ Mini 2 nella versione combo. Io devo dirvi, sono riuscito a ordinarlo proprio il giorno di lancio, se non vado errato è stato il 6 di novembre, e la previsione di consegna da parte di Amazon era tra il 13 di novembre e il 12 di dicembre. Dopodiché mi è arrivata una mail che mi comunicava che sarebbe stata anticipata la consegna al 13 novembre, mentre oggi, giorno 10, con ben ulteriori 3 giorni di anticipo rispetto alla data, è arrivato lui. Quindi lo sto aprendo veramente in diretta con voi. In diretta no, perché è un video precaricato. Usciamo la borsettina, non c'è altro, e vediamo cosa c'è all'interno della confezione. Mattia, prendi le scatole, poi vediamo dove metterle. Allora, nella combo la prima cosa fondamentale è proprio la borsetta, o custodia per meglio dire, da viaggio. Cosa troviamo all'interno della confezione? Allora, prima di tutto abbiamo lui, il re. È veramente minuscolo. Anzi, sono veramente emozionato ad fare questo unboxing, perché è uno dei miei sogni. Sono appassionato di a livello amatoriale di fotografie e di video, e il drone è sicuramente un obiettivo per chi è appassionato di videomaking. E questo è un prodotto sicuramente non professionale, ma sicuramente si attesta per le sue qualità in termini di costruzione e di ripresa video, come top di gamma. A brevissimo uscirà sul canale, spero tra giovedì e venerdì, un test che abbiamo fatto insieme al mio amico Francesco su un drone che è una joint venture sempre di Mavic DJI con due software house, il Tello, che comunque ha delle ottime caratteristiche. Questo prodotto, il DJ Mavic 1, era già perfetto. Nella versione 2 rasenta veramente l'eccezionalità, in quanto, a parte le sue dimensioni contenute, il peso 249 grammi consente di dover avere né patentino né targa né altro, ovviamente va sempre registrato, però comunque sicuramente non ha, proprio per contenere il peso, non ha molti sensori di anticollisione, però comunque ha migliorato soprattutto nelle caratteristiche video, perché il Mavic 1 era fino a 2.7, questo è un 4K, è stata migliorata anche la stabilizzazione e anche la resistenza al vento, e da quanto è dichiarato anche la durata del volo sarebbe stata aumentata. Ora non entro nei dettagli tecnici, intanto perché non ho un'esperienza rispetto a un altro Mavic né di altri droni, infatti prima di portare dei video sul canale sicuramente farò un po' di esperienza. Però dai test che sono stati fatti, vi dicevo anche nel video del buon Galeazzi, si è arrivati a circa 25 minuti, che comunque è un'ottima durata. Allora, cosa strana in controtendenza è proprio la dimensione del telecomando, che è stata incrementata. Se vedete, rispetto, il telecomando è più grande del drone stesso, però è stata migliorata il collegamento, cioè la modalità di
di trasmissione dei dati, perché non è più in Wi-Fi ma utilizza una tecnologia differente. Ribadisco, non voglio millantare competenze tecniche che non ho, quindi per tutti i dettagli tecnici sicuramente vi lascerò la scheda del prodotto. Questa è una unboxing più di tipo emozionale, visto da parte mia l'entusiasmo di questo regalo. Nella confezione che stiamo continuando a unboxare della combo sono presenti anche, oltre che telecomando e ovviamente drone, è presente anche il caricabatterie, perché la combo ha tre pacchi batterie, uno, due, più il terzo che è già collegato. Quest'altro è un accessorio interessante che serve a tenere fissate le eliche ed evitare che magari, non tanto quando si utilizza all'interno della valigetta custodia, ma magari quando lo si tiene in tasca, visto che realmente può essere tenuto in tasca, possano muoversi o danneggiarsi le eliche o comunque i braccetti. Andiamo ad aprirlo. Sentite in sottofondo Sofia che si trova sotto il tavolo, Mattia che è felicissimo, ovviamente, però Mattia non viene davanti allo schermo, però sta guardando. Questo è come si presenta il Mavic 2 in tutta la sua bellezza. Andiamo. Perché il suo assetto è questo. Si poggia con i piedini avanti e dietro invece si poggia sui braccetti. Questa è una richiesta di spiegazione da parte di Mattia. Sempre all'interno della confezione troviamo un caricatore che ha una potenza di 2A, 18W, possiamo utilizzare per caricabatterie. E poi abbiamo tutta la cavetteria, che il cavetto Type-C, anche per caricare ovviamente il telecomando. E poi i connettorini, varie tipologie di connettori, da Type-C a micro USB a seconda del terminale. Io utilizzerò un Android, quindi quello che c'è già incorporato, visto qualche recensione. La terza batteria è già all'interno del drone. Qui troviamo, se riesco a farli uscire fuori, attenta Mattia, no, qui abbiamo i, in termine tecnico, i pirulini, o i stick per meglio dire, che andiamo a collegare al telecomando, che permettono di effettuare le manovre. E qui è la parte dove andiamo a posizionare il nostro, vedete, qui c'è la light 30 pin per gli iPhone e questa dovrebbe essere l'altra, non ho errato, no. Quindi questa la andiamo a togliere, ci riesco. Perché non c'era il telefono con questo tipo di cavetto? No, ci sono, vedi, i connettori che si possono sostituire. Ecco, un poco difficoltoso, però ci siamo riusciti. Dobbiamo prendere un connettore che vada a, eccolo qua, da Type-C a micro USB. Quindi lo inseriamo qui e poi andiamo a mettere il nostro smartphone. Lo smartphone si può anche a sua volta caricare attraverso il connettore. E scusa, ma non c'è la batteria per il telefono? Il telecomando ricarica al suo pacco batteria e ricarica anche lo smartphone. Se lui sta fermo, sta facendo volare il drone, il telecomando si scarica, visto che sta caricando il telefono, per il telecomando... No, noi facciamo in modo tale che non si scarichi, quindi quando andremo a volare caricheremo bene il telecomando, così che non si scarichi, ok? E il telefono?
Ok, aspetta un attimo Mattia, andiamo avanti. Avanti. Nell'unboxing. E qui sono i modulini, le istruzioni che poi dovremmo leggere bene con attenzione, anche perché il drone va registrato. Ovviamente non lo avvierò, non lo posso avviare. Facciamo anche una ripresa dall'alto di tutte quelle che sono le componenti della combo. Allora, ovviamente dicevo non lo posso avviare, però abbiamo il telecomandino, andiamo ad avviare l'applicazione DJI Fly. Il drone ha già la batteria. Questo è lo slot della terza batteria. No, ovviamente non si avvia perché i pacchi batteria sono totalmente scarichi. Niente ragazzi, questo brevissimo unboxing, come vi ho già detto, più emozionale che tecnico, diciamo che si conclude qui. Spero di riuscire a montare nel più breve tempo possibile questo brevissimo video e di avervi coinvolto nella emozione di questo unboxing, di questo regalo atteso, e grazie a mia moglie di questo splendido regalo e ha avverato un mio desiderio da sempre. Ai prossimi video spero tanti video da drone, sicuramente sì, prima devo imparare bene ad utilizzarlo. Ciao a tutti da marcellomotta.com.